Allora, buonasera a tutti, ai visitatori del sito curingain.it. Questa sera siamo alla Mesa Terme, ci spostiamo da Curinga e siamo alla Mesa Terme per la presentazione di un libro corposo denso di notizie e di storia. Un libro sui bizantini, scritto da Gianni Saladino. Mi permetto di chiamarlo Gianni, dato l'amicizia che ci lega ormai da tanti anni. Da tanti anni, è un libro inaspettato. Perché inaspettato? Perché sui bizantini, come parlavamo prima, non si è scritto moltissimo. E hanno una storia che ha segnato la Calabria e il sud, soprattutto la Calabria, soprattutto la storia della nostra regione. Presentare brevemente Gianni Saladino. Lui è nato a Lamezia, vive ormai a Roma da qualche anno, lavora a Roma, e bravissimo a scuola. Conta tua. Bravissima a scuola, quindi questo suo interesse per la storia e per le lettere l'ha portato a scrivere questo libro. Ma vediamo come mai questa idea di scrivere questo libro e da cosa è nata appunto questa idea. Beh, diciamo che ho cominciato a scrivere il libro una decina di anni fa, ma non tanto per scrivere un libro. Ho voluto un pochettino riflettere sul periodo bizantino della regione calabrese, perché in fondo è alle origini della nostra storia, direi anche della nostra identità culturale. L'ho fatto per me e sono andato mano a mano avanti. Ho cominciato anche poi a impostare un indice che potesse lumeggiare i vari momenti, i vari aspetti della Calabria bizantina, e naturalmente su questa traccia ho lavorato per mesi e per anni. Ripeto, l'ho fatto per me, a un certo punto intorno al 2004-2005 l'ho interrotto perché preso da altre cose. E quando alcuni anni fa mi sono accorto che poteva essere completato come opera, completato attraverso la stesura delle vite dei santi bizantini, probabilmente, quindi l'aspetto della religiosità bizantina o basiliana, come si dice per la Calabria, allora l'ho completato e, ripeto, me lo sono trovato pronto. Ho fatto qualche esperimento attraverso il programma Publisher, e mi sono accorto anche di essere un discreto editore, nel senso di confezionare un'opera gradevole anche alla vista e alla lettura. Messo da parte, ho parlato con degli amici, l'ho fatto vedere a degli amici così per piacere di presentarlo, ma ripeto, ancora non avevo intenzione di pubblicarlo, e mi hanno spinto a rivolgermi a delle case editrici. Io l'ho fatto, purtroppo. A quanto pare i loro programmi editoriali non erano interessati a questo filone, e allora ho lasciato perdere, l'ho riposto nel cassetto. Però più passava il tempo e più mi rendevo conto che bisognava partecipare ai nostri corregionali, ai nostri amici calabresi, che poi sono tanti, e sono tanti in Calabria ma sono tanti anche all'estero, come ben sapete. Ho pensato appunto di parteciparlo, e insomma, caro Cesare, ho preso il coraggio due mani e l'ho pubblicato per i miei tipi, l'ho pubblicato facendo un piccolo sforzo economico, ma proprio per la soddisfazione di mettere a disposizione questo scritto del grande pubblico, innanzitutto calabrese, ma anche, perché no, delle altre regioni italiane, ed è venuta fuori quest'opera. Abbiamo parlato come è nata quest'opera, le vicissitudini che hai attraversato, ma in concreto, all'interno di questo volume si parla appunto dei basiliani, quindi delle origini praticamente della nostra religione. Bisanzio, l'importanza che ha avuto Bisanzio nella nostra cultura è importantissima. Quindi all'interno cosa troveremo?
una storia della Chiesa o della società? Non di solo. Allora, ho cercato di seguire il filone della storia ecclesiastica e civile, innanzitutto civile e poi ecclesiastica, partendo dai tempi della riconquista bizantina dell'Italia, ai tempi di Giustiniana appunto. Perché è un periodo storico molto intenso, storico. E per il quale, Cesare, abbiamo anche molta documentazione, sia dalle varie di Cassiodoro, che d'altra parte è un grandissimo personaggio nativo di Squillace, quindi della nostra terra, e sia da parte del grande Papa Gregorio Magno, che con le sue, nei suoi dialoghi, nelle sue lettere soprattutto, ci consente di tratteggiare abbastanza precisamente quelle che sono le condizioni pubbliche sia della società che della Chiesa del tempo nel nostro Bruzio, che poi il nome Calabria, come verrà pure affrontato nel libro, sarà un momento del VII secolo. Durante il VII secolo allora la regione cambierà nome mano a mano con la bizantinizzazione poi ovviamente delle nostre terre. Abbiamo parlato, un accenno ho sentito a Cassiodoro. Cassiodoro importantissimo per la Calabria, sì, per tutta la cultura occidentale, penso, no? Soprattutto per la cultura occidentale. Nasce con Cassiodoro praticamente il Vivarium, la prima università europea. Possiamo dire in qualche modo così. D'altra parte, al di là dell'episodio Vivarium, che dura pochi secoli, perché dopo la morte del maestro purtroppo il cenobio si sfalda un po', ma lascia delle tracce però, come io pure indico nel libro. Ma soprattutto le opere enciclopediche di Cassiodoro, parlo delle istituzioni, delle cose umane e divine, furono usate per secoli dalle scuole, è vero, delle arti e di teologia in tutta l'Europa cristiana, quindi parlo dell'Occidente, parlo della Francia, parlo della Germania, dell'Italia, parlo della Spagna, parlo dell'Inghilterra, furono usate per educare il clero, i chierici, nella formazione, quindi la scolastica si nutre, è vero, soprattutto di questo sapere propedeutico, che è un sapere, il sapere classico e anche però, voglio dire, il sapere biblico, quindi sapienziale biblico, che attraverso quest'opera Cassiodoro appunto fornisce alle scuole d'Europa. Un'ultima domanda, attuale su un testo di storia medievale, cosa è rimasto nella nostra Calabria, nella nostra cultura, di questo mondo bizantino, di questo mondo, è un mondo scomparso oppure resta ancora qualcosa? Ma a parte gli studiosi come te e a parte chi si interessa di queste cose? Ma io penso che un retaggio resti, per quanto forse un po' esile, forse non immediatamente riscontrabile, rinvenibile. Il retaggio innanzitutto in alcuni ruderi. Voi a Curinga avete il bellissimo Sant'Elia Vecchio, appunto, che è senz'altro di età bizantina e probabilmente fu costruito da maestranze nicastresi durante il X secolo, poi riutilizzato, riattivato eccetera, utilizzato dai carmelitani che hanno avuto un grandissimo seguito anche lì. Ma comunque un manufatto è. Quindi a parte queste tracce, che però sono esili perché i terremoti, soprattutto i cataclismi in Calabria, hanno devastato, hanno distrutto, hanno ricoperto tutto questi aspetti della cultura materiale, però direi che forse nella cultura generale qualche cosa resta, nel senso che indubbiamente l'interesse, il nostro modo di vivere, quindi dalle tradizioni locali, le festività, soprattutto le festività religiose, che comunque si nutrono di aspetti molto antichi che poi sono stati elaborati nel tempo e magari cambiati, modificati un po'. Dico per esempio, a Nicastro il santo patrono era Teodoro, che poi era il patrono dell'armata imperiale, no? San Teodoro de Masea, mentre a San Biase, per dire un altro posto vicino, il patrono era San Biagio di Sebaste, noto vescovo, sempre armeno.
Ora, questi santi mano a mano col Medioevo, con la latinizzazione, sono stati forse un po' accantonati, anche se resta una sensibilità popolare, e quei culti, quei segni sono un po' stati trasfusi per esempio nel culto per San Francesco di Assisi, per San Francesco di Paola, ma anche per Sant'Elia nella tradizione carmelitana. Quindi voglio dire, c'è questo filone che si sviluppa e prosegue, anche se magari cambia un po' i nomi. Non dobbiamo dimenticare pure tutta la chiesa dell'Alto Cosentino, che è sì latina ma con riti ancora bizantini. Sì, quello però dipende dalla colonizzazione albanese, che risale diciamo al XV secolo e che portò una popolazione che aveva popolazione illirica, propriamente illirica e greca, quindi tanto è vero che nei libri antichi, nelle fonti, li troviamo indicati spesso come epirotes, cioè epiroti che vengono dall'Epiro, che avevano, come dire, seguivano il rito bizantino evidentemente, che però non era il rito, il famoso rito di San Pietro tipico delle nostre terre, ma era il rito di San Sabba, quindi c'è qualche piccola differenza. Certo, indubbiamente si andarono a collocare negli ambiti delle antiche abbazie abbandonate, perché naturalmente i re aragonesi vollero ospitarli sui loro territori, perché appunto profughi dai territori conquistati dai turchi, quindi mantennero. D'altra parte questo è un aspetto interessante, perché gli albanesi, pur non avendo molto a che fare in realtà con la storia della Calabria precedente, quella bizantina precedente, perché vengono da un territorio pur bizantino ma balcanico, e tuttavia hanno un po' mantenuto la memoria di riti, di liturgie, di feste e anche un po' della lingua, diciamo così, per cui di usi e costumi. Noi ringraziamo Gianni Saladino, che ci ha dato questa opportunità di saperne di più sui bizantini in Calabria. Noi lo ringraziamo, speriamo di averlo ancora con noi con qualche altra sua pubblicazione, e lo salutiamo. C'è qualcosa di già pronto, ma naturalmente devo vedere un pochettino le condizioni per pubblicarle. E lo salutiamo dandogli appuntamento ad una prossima volta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.